Per Asia Argento è arrivato il giorno della verità, il giorno in cui potrà parlare ed esprimere la sua versione dei fatti e confutare il racconto del suo grande accusatore Jimmy Bennett. La regista, probabilmente ferita dalle dichiarazioni rilasciate dal giovane attore Annonelle Arena, ha infatti deciso di riaccendere i riflettori sulla vicenda e accogliere l'invito che 7 giorni fa Massimo Giletti le ha rivolto in diretta TV. Asia Argento avrà così la possibilità di parlare della presunta aggressione ai danni di Bennett, della trattativa economica che sarebbe avvenuta qualche mese fa, ma anche dall'ex amica Rose McGowan, che proprio nel bel mezzo della bufera è stata tra le prime sue accusatrici. La guerra social, dove Asia Argento è assente ormai da 2 giorni, si sposta quindi sul piccolo schermo e dopo il botta risposta dei giorni scorsi è destinata a riaccendere, ancora una volta, la polemica. Aggettivo di Fabiola Iuliano. Massimo Giletti, si gioca la permanenza a Sky. C'è grande attesa tra chi ha seguito il caso Jimmy Bennett per la nuova puntata di Non è l'Arena, visto che Asia Argento sarà ospite di Massimo Giletti per raccontare la sua verità dopo settimane di botta e risposta a distanza. Tra l'altro il conduttore negli ultimi giorni ha spiegato la scelta di invitare l'attrice in studio per un'intervista, lei ha dichiarato di aver subito un'aggressione sessuale che si è trasformata in una dipendenza psicologica, mi piacerebbe capire se questa dinamica si può applicare sull'uomo. Mi incuriosisce conoscere la sua risposta. Giletti ha spiegato a 8:30 da Lilli Gruber che sarà un'intervista importante anche per il futuro televisivo di Asia Argento, non sarà facile per lei, secondo me si gioca la sua permanenza a Sky. E la giornalista ha condiviso l'analisi del suo collega, spiegando di essere d'accordo con questa tesi, lo penso anche io. Aggettivo di Silvana Palazzo. Asia Argento a Non è l'Arena, la risposta a Jimmy Bennett. Sarà una grande serata quella di oggi sulla 7 con il ritorno di Non è l'Arena con ospite proprio Asia Argento. Sono state tante le polemiche in merito alla presenza di Jimmy Bennett nella trasmissione di Massimo Giletti la scorsa settimana, ma con l'annuncio che adesso toccasse proprio all'attrice ribattere, le acque si sono calmate e gli occhi sono tutti puntati su di lei. Proprio questa sera, domenica 30 settembre 2018, l'attrice sarà a presentare per dare ulteriori spiegazioni della sua versione dei fatti e rispondere all'ennesima accusa di Bennett, quelle che proprio lui gli ha rivolto e ha confermato nello studio di Massimo Giletti. Il conduttore non aveva dubbi e dopo l'intervista ha subito commentato, sicuramente era un ragazzo che si stava giocando le sue ultime carte e sulla sua missione e la sua vera indola rivela, colpire un simbolo fragile del movimento #MeToo. E si sa che la fragilità ti fa commettere sciocchezze, tipo pagare decine di migliaia di dollari in cambio di un silenzio che scaccia qualsiasi pericolo, macchia o noia. Adesso toccherà proprio al conduttore tirare le somme di questa storia dopo aver avuto davanti anche Asia Argento, parte lesa oppure no di questa strana e losca storia? È da Hopper. La diatriba con l'amica Rose McGowan. Asia Argento continua a lottare per dimostrare la propria innocenza e sembra che negli ultimi giorni si sia mosso ancora una volta un forte polverone attorno all'attrice. In qualche caso positivo, come dimostra la volontà di una grossa fetta del pubblico di X Factor 12 di lasciare la poltrona da giudice all'attrice. Marcia indietro anche per Fedez, che in un primo momento ha manifestato una reazione più tiepida rispetto a quella del collega Manuel Agnelli, che si è schierato invece a spada tratta a favore della giudice. La terrei. Ha detto infatti il rapper milanese in queste ore, come ricorda il secolo XIX.
ma c'è anche un'altra persona, ancora più coinvolta nel. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.